miliardi di chilometri dalla Terra. È una delle sonde gemelle Voyager che ci racconta dall'esterno del sistema solare i confini della bolla in cui viviamo. Cinzia Diciani. A 7 anni dalla gemella e dopo 42 anni di viaggio, anche la sonda Voyager 2 della NASA ha lasciato le colonne d'Ercole del Sistema Solare per entrare direttamente nella leggenda. Lanciate una dopo l'altra nel 1977, ci hanno regalato immagini eccezionali di Giove, Saturno, Urano e Nettuno prima del grande salto nello spazio interstellare. Per Voyager 2 nel novembre dello scorso anno, a circa 18 miliardi di chilometri dalla Terra, i suoi strumenti hanno segnalato il passaggio da un ambiente con plasma caldo e a bassa densità, tipico dell'eliosfera, a uno composto da gas più freddi e densi, caratteristico dello spazio interstellare. Questa linea di confine sarebbe più vicina a noi di quella già attraversata da Voyager 1 nel 2012, circa 3 unità astronomiche, 450 milioni di chilometri in meno. Ma non è l'unica differenza che ha sorpreso gli scienziati dell'Università dell'Iowa. Secondo i dati inviati a Terra, con un ritardo di oltre 16 ore, quest'area dell'eliosfera sarebbe sottile, quasi schiacciata da un forte campo magnetico interstellare e molto più calda del previsto. Molte le domande alle quali le nostre inviate nello spazio profondo dovranno ancora rispondere finché le loro batterie a radioisotopi avranno energia sufficiente per inviare dati a Terra. I responsabili della missione sperano di tenere acceso qualche strumento fino al 2025. In seguito le antenne del Deep Space Network riusciranno a tracciare la loro posizione ancora per una decina d'anni. Poi le sonde non saranno altro che silenziosi ambasciatori dell'umanità con i loro dischi d'oro lanciati come messaggi in bottiglia verso ipotetiche civiltà aliene.